Sono Pino Cravero, parlo anche a nome dei miei amici che ormai da circa 35 anni collaboriamo per quanto riguarda le esperienze e il lavoro che dobbiamo fare nel nord del mondo rispetto al sud del mondo. Quindi abbiamo iniziato tanti anni fa con la farmacia dei poveri, dopo 20 anni abbiamo completato questo lavoro, e quindi tutto in autogestione, quindi tutto autofinanziamento, quindi volontariato uguale gratuità. Questa è una cosa essenziale. Poi abbiamo iniziato a pensare molto di più sia al finanziamento dei progetti, ma a fare qualcosa perché riguardava i bambini, i ragazzi. L'informazione, la sensibilizzazione, le proposte per dare ai ragazzi di acqua, di percorsi interculturali nelle scuole, perché qui i nostri ragazzi sono stati quelli che sono venuti a contatto con gli extracomunitari prima dei genitori. Quindi sull'acqua, sull'alimentazione, secondo percorso, il terzo percorso sulla sanità, sulla scuola. L'uno degli ultimi percorsi riguarda l'infanzia rubata, lo sfruttamento minorile nei paesi in via di sviluppo, Asia, America, Africa. In questi percorsi abbiamo almeno contattato, ogni anno si contattavano circa 270-300 ragazzi che completavano il loro percorso attraverso, ognuno di loro faceva un disegno. Abbiamo completato in questo modo 5-6 grandissimi libroni, dove praticamente dai disegni loro hanno la solidarietà disegnata dai bambini, e l'hanno scoperto attraverso questo. Ed era un po' il rapporto tra il nord e il sud del mondo, cominciando da quelli quali? Da quelli più sensibili, da quelli più attenti, da quelli che se gli si dicono le cose non sanno cos'è il razzismo, se non sono noi adulti a dirglielo. Quindi questa è stata una storia che poi ci ha portato col gruppo Bele, ci ha portato a fare questa mostra, e queste cose si possono ripetere. Questo è quel piccolo contributo che diamo, la raccolta fondi. Raccolta fondi abbiamo fatto in tante altre cose, coinvolgendo anche la COP e coinvolgendo tutte le persone che attraverso la gratuità ci rende più credibili. Questa è la nostra piccola storia, e io direi però, certo, io sono uno. Il lavorare assieme da soli non si va da nessuna parte, quindi oltre al sottoscritto c'è Lucetta, c'è Loredana, c'è Anna, c'è Michele, c'è Diego, c'è Gianfranco, c'è Ferruccio, c'è un mucchio di gente, adesso forse non le elenco tutti, ma senza di loro non si va da nessuna parte, quindi chi vi parla è soltanto un piccolo portavoce, senza di loro non si va da nessuna parte, quindi il fatto di lavorare in comunità è l'essenza di tutto.